Siamo all'undicesima edizione di Musica Controcorrente, il concorso nazionale della canzone d'autore. E questa è la selezione del Centro Nord Italia qui ad Ostiglia. Parliamo di una selezione di 25 artisti che vengono dal Centro Nord Italia, ma anche alcuni vengono dal Sud perché hanno avuto opportunità di vivere in queste zone. È un concorso della canzone d'autore inedita, è una cosa molto importante, consolidata. La finale si terrà in un luogo magico che è il CET di Mogol, il Centro Europeo Toscolano di Mogol. Chi non conosce Mogol? Questa è un'opportunità che viene data agli artisti che portano le loro canzoni inedite, e vi devo dire che ogni anno si presentano realtà incredibili. Statua limpida sotto un getto di carità, da sirena libera, a donna dea fiera, pensando come una stretta di mano mi ha legato. Noi vediamo semplicemente una punta dell'iceberg nei talent a Sanremo stesso, ma in queste realtà esistono qualità addirittura superiore, se non che, non avendo Santi in Paradiso né altre situazioni di copertura, purtroppo non riescono ad andare avanti, ma noi siamo ostinati, continuiamo e vogliamo che vadano sempre avanti e vogliamo dargli un'opportunità. Ostiglia è stata così graziosa a offrirci questa piazza e questa platea, e sono convinto che sarà una bellissima vetrina, farà bene agli artisti, farà bene Ostiglia, farà bene a tutti coloro che avranno la possibilità di vedere questa serata, di ascoltare questi artisti. Il bello esiste ancora e tutto è possibile, basta seguire una musica di qualità, una musica d'autore. E vestire i tuoi sogni, sì, vorrai, percorrendo quel tempo e poi volare, sai, con mille sospiri poi. Avendo vinto l'anno scorso l'edizione 2014 che si è tenuta in Umbria, vi presento stasera appunto i due pezzi che ho cantato in Umbria l'anno scorso, soltanto che quest'anno presento il mio singolo in versione proprio ufficiale, che è uscita anche oggi, proprio in uscita oggi stesso, il 10, sul mio sito www.raimondosound.com. L'emozione è sicuramente amplificata da quando uno canta una cover, perché appunto metti te stesso in primis in un testo, poi magari in una musica, e poi devi presentarlo al pubblico. Quando l'anno scorso ho presentato il pezzo, il mio inedito davanti a Mogol, insomma avevo proprio la sedia di Mogol davanti, è stata un'emozione grandissima. Nella stiva parcheggiato il jet. Grazie.